Buongiorno a tutti, sono Luigi Malatacca, Comunicazione Effettiva, sostituisco il direttore Gabriele Milani che vi porta i saluti, non è potuto essere qui presente per impegni istituzionali. Ci sono io e vabbè, a parte me che non farò nulla, ci sono i nostri quattro relatori di PSA che vi presenteranno in questo quarto incontro il Southwest degli Stati Uniti. Lascio subito la parola a Stefano che presenterà l'evento e vi saluto a tutti e vi auguro un buon webinar. Oh, si vede lo schermo, scusami, Elia, Sì, si vede lo schermo, solo devi metterlo a tutto schermo, in Ok, presentazione. perfetto, perfetto. Ok, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Siamo giunti a questa quarta puntata di questa nostra presentazione degli Stati Uniti che abbiamo suddiviso in regioni geografiche e oggi parliamo del Southwest. L'introduzione l'avrebbe dovuta fare, come sempre, Olga Mazzoni, che è anche l'ideatrice e curatrice del progetto, ma purtroppo non può essere oggi qui con noi. La ritroveremo per il prossimo appuntamento dedicato alla regione delle Rocky Mountains a febbraio. Presento rapidamente i relatori di oggi, ci avete già conosciuti nelle scorse puntate, vado in ordine di come si svolgerà la presentazione. Inizieremo con Luca Cesaretti, seguito da Franco Bondioli, poi toccherà a me, che sono Stefano Gnerucci, e terminerà Ilaria Vergani. Faremo esattamente come le scorse volte, ovvero ci alterneremo nelle varie parti della presentazione senza interruzioni. E poi lasceremo a fine di presentazione lo spazio per eventuali domande alle quali ciascuno di noi risponderà più che volentieri per la parte che gli compete. Rapida introduzione della regione del sud-ovest degli Stati Uniti, che qui vedete isolata dal resto della mappa generica del paese. Si tratta di un territorio di quasi 1,5 milioni di chilometri quadrati, suddiviso fra quattro stati che sono Texas, Oklahoma, New Mexico e Arizona. Praticamente una superficie in cui l'Italia sta dentro cinque volte, giusto per inquadrare le dimensioni. Questi stati sono caratterizzati da una storia comune che li ha visti essere prima dei domini spagnoli. E poi territori messicani, a parte l'Oklahoma che è stato sempre più interessato dalla dominazione francese. Sono poi passati tra guerre e cessioni concordate a diventare prima stati indipendenti e poi a far parte degli Stati Uniti. L'Oklahoma entra nell'Unione degli Stati Uniti nel 1907 e gli altri tre stati nel 1912, tutti e tre nel 1912. Questi stati hanno una morfologia del territorio che per certi tratti le accomuna, soprattutto la parte confinante con il Messico. Tolgo la webcam che dicevo, li accomuna la morfologia del territorio, la parte confinante con il Messico, soprattutto di stati come Texas, New Mexico e Arizona, e lo stesso in questa particolare fascia meridionale, c'è una certa condivisione di tipo di clima che a breve vedremo. L'aspetto naturalistico è assolutamente importante in questi quattro stati. Qui si trovano alcuni dei parchi nazionali più importanti degli Stati Uniti, così come è importante l'aspetto culturale legato sia alla tradizione western, l'allevamento del bestiame, la tradizione dei cavalli, la cultura dei cowboy, che alla cultura dei nativi, di cui poi ci parlerà Ilaria. Non meno importante in questi stati è l'aspetto urbano, soprattutto in Texas, in cui ci sono città importantissime come Dallas e Houston, che sono tra le più grandi degli Stati Uniti. Tutto questo è il Southwest degli USA e direi che a questo punto possiamo cominciare e passo quindi la parola a Luca che inizia la presentazione. Perfetto, buongiorno a tutti, io sono appunto Luca e porto avanti quindi la presentazione
che abbiamo preparato insieme agli altri miei colleghi. E oggi si parla di questi quattro stati molto particolari. Uno dei viaggi più affascinanti, secondo me, che si possono fare all'interno degli Stati Uniti. Per quanto riguarda la situazione clima, sono aree semidesertiche o aride, comunque c'è un clima del tutto semidesertico, arido, soprattutto in prossimità del confine con il Messico. Però abbiamo anche delle montagne molto importanti nello stato del New Mexico che toccano anche oltre 4.000 metri. Sono delle stazioni sciistiche durante l'inverno. Pensiamo per esempio al Wheeler Peak, la montagna più alta del New Mexico, con 4.013 metri di altezza, posizionata nella contea di Taos. Comunque, a parte queste montagne dove c'è un clima alpino, il resto è semidesertico. Gli hub principali di questi quattro stati sono ovviamente l'aeroporto di Phoenix, lo Sky Harbor International Airport, dove è uno degli hub più importanti dell'American Airlines. Nel New Messico abbiamo l'Albuquerque International Sunport, nello stato di Oklahoma City il Will Rogers Airport, e nel grande stato del Texas abbiamo due hub essenziali, il Dallas-Fort Worth International Airport e a Houston il George Bush International Airport, che tra l'altro è uno degli aeroporti più importanti di questo stato. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, curata ovviamente da Amtrak, abbiamo due linee essenzialmente che attraversano questi stati. Entrambe partono da Chicago, arrivano fino a Los Angeles, però passando per territori e stati diversi. La prima, appunto, che da Chicago va a Los Angeles, passando per il New Mexico e l'Arizona, si chiama la Southwest Keep. La seconda, invece, che passa un po' più a sud, seguendo il confine con il Messico, è la Texas Eagle, che attraversa anche gli stati del Texas, del New Mexico e dell'Arizona. Ovviamente la rete ferroviaria non è la più sviluppata in queste zone, ma lo è la rete stradale. E la rete stradale che praticamente collega tutte le città più importanti. Ricordatevi che stiamo parlando di stati veramente dove ci sono distanze enormi. Ci piace ricordare due interstate molto importanti, la numero 40 e la numero 10. La numero 40 praticamente è quella che ripercorre un po' la Route 66, quindi da Chicago verso Los Angeles e Santa Monica, mentre la Interstate numero 10 è quella che passa un po' più a sud, seguendo il confine con il Messico, quindi da Houston a San Antonio, El Paso, Tucson, San Diego e Los Angeles. E non possiamo, parlando di strade, non ricordare l'iconica Route 66, che tutti ben conoscete, non ha bisogno di grandi presentazioni. Una strada leggendaria, che vive, diciamo, di profumo vintage, come mi piace definirla, di colori un po' sbiaditi del passato, ma tutt'oggi molto presente su tutte le guide turistiche. E si può ancora oggi percorrere la Route 66 a tratti, diciamo, cambiandola un po' con l'Interstate 40, che è quella più moderna, più veloce, però insomma è una strada veramente leggendaria, raccontata in numerosi musei, come per esempio il Route 66 Museum, che si trova a Clinton in Oklahoma, o raccontata per esempio all'interno del Cadillac Ranch, dove ci sono queste vecchie Cadillac infilate nel terreno, colorate, simbolo un po' di quello che è stato i colori, i profumi, la storia della Route 66. Tantissimi motel dove è possibile pernottare, tra questi il Blue Shallow Motel a Tutunkari, nel New Mexico, e città iconiche, colorate, piene di musica dal vivo, dove ci sono tantissimi diners dove è possibile pranzare, cenare. E tra queste appunto Flagstaff, forse una delle città più grandi appunto dell'Arizona, e Williams, che tra l'altro è anche porta di accesso al Grand Canyon. Per quanto riguarda la lingua parlata, nonostante siamo in un paese anglofono, come diceva primo Stefano, questi territori facevano parte degli stati del Messico fino al 1850 più o meno. Dopodiché sono passati agli Stati Uniti, dopo la famosa battaglia di Alamo, avvenuta nel 1836 e passata alla storia. Perché?
perché questo era un piccolo forte, una missione francescana che resistette alle truppe del generale messicano, il presidente Antonio López Santana, per ben 13 giorni. Cioè, voi pensate, un piccolo forte che resiste 13 giorni contro l'esercito messicano, dando così il tempo all'esercito americano di riorganizzarsi, mandare un'offensiva subito dopo la perdita di Alamo, e meno dopo 13 giorni, e in questo modo gli Stati Uniti vinsero la guerra contro il Messico, e il Messico fu costretto a cedere gli stati di cui stiamo parlando, più la California, agli Stati Uniti, insomma. Ed è per questo che c'è comunque tantissima lingua spagnola che si parla, come in tutta la parte sud degli Stati Uniti, a confine con il Messico. Ma passiamo nel dettaglio a parlare di uno di questi stati, lo stato della stella solitaria, dell'All Star State, quindi il Texas. Il Texas è uno stato enorme, dopo l'Alaska è il più grande stato per estensione territoriale americano, e pensate che al suo interno esiste un ranch che è chiamato il King Ranch di 3500 km quadrati, praticamente uno stato all'interno dello stato. Andiamo a parlare delle singole città, o almeno le più importanti che compongono il Texas. Dallas, una città che ho avuto la fortuna di visitare qualche anno fa, è un centro industriale e finanziario, soprattutto nel settore della difesa dei servizi, della difesa dei servizi finanziari, dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei trasporti. È una città molto bella, ha uno skyline interessante, quartieri storici anche molto animati durante la sera, come il Deepellum, di cui magari parleremo anche dopo. E all'interno di questa città gli highlights, i punti più importanti appunto da andare a visitare sono il George W. Bush Presidential Library, che ovviamente nasce in Texas, l'ex presidente, il Dallas Museum of Art, bellissimo, cioè un'architettura incredibile. Molti di questi musei, tra l'altro, sono all'ingresso gratuito, quindi considerate che c'è questa possibilità. C'è il The Sixth Floor Museum, ossia il palazzo dal quale ci hanno raccontato che dal sesto piano partì il colpo che uccise il presidente JFK durante la visita a Dallas del 22 novembre del 1963. Di conseguenza abbiamo il JFK Kennedy Memorial Plaza, sorto ovviamente per ricordare questo grande presidente degli Stati Uniti. La Reunion Tower invece è una torre panoramica nella quale è possibile salire e avere una visione della città a 360 gradi, molto gradevole anche durante la notte. Tra l'altro si può anche mangiare sopra, c'è un bar molto particolare. È un punto, un polmone verde della città, che è il Dallas Arboretum e Botanical Garden, un parco molto bello dove è possibile rifugiarsi nel fine settimana con la propria famiglia. Io l'ho visto durante il periodo di Halloween, quindi era totalmente ricoperto di zucche, quindi era tutto arancione, c'era un villaggio a tema, veramente era un posto molto rilassante. Dobbiamo considerare che a Dallas esistono dei quartieri particolari, tra cui quello di Deepellum, che è un quartiere molto animato, pieno di murales, tinte vintage. Ci sono tantissimi locali storici di musica indie e blues, gallerie d'arte eccentriche, ristoranti Tex-Mex, birrerie, cocktail bar, locali dove si parla la country music. Quindi anche questo, vedete, Dallas offre tantissime possibilità, sia di giorno che di notte. A pochi chilometri da Dallas c'è una città anche qui molto importante, una città storica, che è quella di Fort Worth, e soprattutto all'interno della quale c'è il quartiere di Stockyards, ovviamente dove la cultura e tradizione cowboy è ancora molto viva. Questo quartiere avveniva praticamente lo spostamento delle mandrie da sud verso nord, ancora oggi viene ricordato che è possibile vederlo alla mattina e alla sera. Consigliamo di visitare Fort Worth nel fine settimana, perché abbiamo la possibilità anche di assistere ad uno dei rodei che si svolgono in questa città, nello Stockyard Championship Rodeo, ogni venerdì e sabato sera. Considerate che qui c'è un intero quartiere in stile cowboy, dove è possibile andare nei saloon, nei bar saloon della città, ci sono negozi che vendono i famosi boots, quindi gli stivali cowboy, tutti gli accessori di questo tipo di cultura. Ovviamente il cavallo, la fata padrone, il cavallo
cavallo è, diciamo, l'animale per eccellenza nello stato del Texas. Ci sono tantissimi, c'è una passione incredibile per questo cavallo e tantissimi allevamenti di quarter horse. Praticamente selezionano cavalli da lavoro che poi vengono impiegati nelle varie Sì, competizioni di monta western, però nelle quali ci sono tantissimi milioni di premi in palio. E questi quarter horse si trovano soprattutto nella zona nord di Dallas. Ne ricordiamo uno che si trova nella città di Aubrey, che è il Tomo McCutcheon Reining Horses. E quindi il cavallo è religione negli Stati Uniti, un po' come se vogliamo la mucca in India. Seconda città di cui andiamo a parlare invece è la città di Houston, che è la più popolosa dello stato, con 2,3 milioni di abitanti. Houston è una città che cresce e si diventa quello che è grazie all'industria del petrolio, ovviamente, all'estrazione del petrolio. Ci sono tantissimi giacimenti in tutto il Texas. All'interno di questa città un museo importantissimo, museo dedicato alla scienza, lo Space Center Houston, è un affiliato Smithsonian e all'interno del quale si possono trovare i moduli spaziali delle missioni Mercury 9, Gemini 5, Apollo 17, anche con gli stessi astronauti, comunque lo staff degli astronauti che hanno partecipato a queste missioni, che fanno un po' da apriguida per gli visitatori del museo. Parlando di musica, non possiamo non citare la capitale del Texas, la città di Austin, chiamata appunto la Live Music Capital of the World. Qui si svolge ogni anno un festival a tema musicale molto importante, importantissimo, che è l'Austin City Limits, dove c'è musica dal vivo per vari giorni, ed è comunque una cosa bellissima. Ci sono locali dove si suona musica dal vivo tutte le sere, insomma. Ed è una città molto importante anche per la sua università, quindi vale la pena fare una tappa ad Austin, come vale la pena fare una tappa a San Antonio, una città storica del Texas, dove è possibile andare a visitare anche la Mission San Antonio de Valero, ossia il Fort Alamo di cui parlavamo prima, passato alla leggenda e raccontato anche in numerosi film. Come vedete nella foto qui in basso a destra c'è il quartiere di San Antonio, appunto del Riverwalk, che sembra quasi una piccola Amsterdam, molto europeo, con numerosi bar, ristoranti locali dove è possibile sorseggiare un cocktail la sera. La città è molto graziosa, anche qui merita almeno una notte. Lo sport è l'essenza di questo stato, che vive, quindi abbiamo detto, di tradizione western, sport, estrazione del petrolio. Considerate che per quanto riguarda lo sport, Dallas è l'unica città ad avere una squadra di ognuno dei quattro sport professionistici principali. Andiamo a raccontarvi. Nell'NFL, quindi nel football americano, abbiamo i mitici Cowboys Dallas, che si trovano nel loro stadio nel quartiere di Arlington, poco fuori la città, un impianto incredibile, cioè super moderno, con uno schermo gigante all'interno che percorre lo stadio da destra a sinistra. Poi abbiamo gli Houston Texans. Per quanto riguarda invece l'NBA, anche qui abbiamo alcune squadre molto importanti che militano nei campionati principali, come i San Antonio Spurs, i Houston Rockets, i Maverick Dallas. E lo sport invece storico degli Stati Uniti, che è il baseball, militano due squadre, anche queste molto importanti, gli Houston Astros e i Texas Rangers. Per quanto riguarda invece l'hockey su ghiaccio, abbiamo qui una squadra che sono appunto i Texas Stars, che hanno la loro sede nella città di Cedar Park, che praticamente è un sobborgo vicino Austin. Quindi lo sport è anche questo religione nello stato del Texas e legato allo sport dobbiamo ricordare una squadra leggendaria che appartiene al discorso delle università, perché anche qui lo sport universitario è importante, ha lo stesso numero di spettatori dello sport delle federazioni principali, molto seguito in Texas, ha una lunga tradizione, in particolar modo il football. Stiamo parlando della leggendaria squadra dei Longhorns dell'Università del Texas di Austin, da dove sono stati sfornati campioni su campioni. Veramente lo sport viene vissuto come una grandissima passione in questo stato. Io avrei terminato quindi la mia presentazione, passo la parola al mio caro collega e amico Franco.
tutto. Grazie per l'ascolto. Grazie Luca. Vediamo. Vedete lo schermo? Sì, tutto a posto. Ok, perfetto. Grazie Luca, dicevo, io sono Franco Bondioli e continuiamo la narrazione degli stati del sud-ovest andando Franco, prima a vedere. Scusami, sono Luigi, puoi cambiare le impostazioni di visualizzazione? Perché vediamo anche le slide successive. Vai in alto al centro, impostazioni di visualizzazioni. Aspetta. Cosa volevi vedere, scusami? No, vai in presentazione. E sì, ti faccio vedere velocemente come fa, altrimenti okay, se non riesci lascio stare. Aspetta, vediamo qua, presentazione, sì. Ok. Vai dal... Va bene così? Prova a mettere la presentazione. Ecco, in alto al centro c'è scritto impostazioni di visualizzazione, clicca lì su. No, forse vediamo due secondi. Aspetta, sì, forse qua sì, ho capito. Era questo. Okay. Sì, scusami perché sono su due schermi. Clicca qui. Sì, non preoccuparti, clicca qui. Ok, perfetto, grazie. Perfetto, ok. Grazie a tutti. Dicevo, riprendiamo il discorso con lo stato dell'Oklahoma, quindi ci spostiamo a nord rispetto al Texas e andiamo a vedere questo stato degli Stati Uniti che è chiamato l'Indian State, perché questo è stato un territorio a lungo occupato e abitato da moltissimi nativi americani. Diciamo dal punto di vista geografico, contiamo che l'Oklahoma è grande circa i due terzi dell'Italia, quindi molto più piccolo rispetto al Texas, che è lo stato più grande degli Stati Uniti. Ci vivono circa 4 milioni di abitanti. 4 milioni di abitanti che sono essenzialmente concentrati nella capitale Oklahoma City e nella città di Tulsa. E queste due città sono collegate dalla famosa Route 66 che abbiamo già citato, ha già citato Luca precedentemente. L'Oklahoma è uno stato la cui economia si basa essenzialmente sull'agricoltura, ma anche sul petrolio, sul gas naturali, e ultimamente si è molto sviluppata l'industria delle telecomunicazioni e anche delle biotecnologie. Lo stato è essenzialmente uno stato abbastanza piano, ci sono le Ouachita Mountains che sono le propaggini di un gruppo montuoso che si chiama Ozarks, che occupa la maggior parte dei vicini stati dell'Arkansas e del Missouri, e poi abbiamo una parte verso il nord, verso il Kansas, dove i terreni sono più piatti e diciamo è prevalente la prateria e gli altopiani. Allora, vediamo se riesce. Eccoci qua. L'Oklahoma, come vedete qua, siamo nella prateria, è uno stato molto particolare. Faceva parte prima di quello che era conosciuto come territorio della Louisiana, ovvero era stato occupato nel Settecento dai francesi, quando poi i francesi nel 1803 vendettero tutto questo territorio che si trovava ad ovest del fiume Mississippi al governo federale degli Stati Uniti. L'Oklahoma, appunto, in questa prima metà dell'Ottocento riceve tantissimi nuovi abitanti che sono in realtà nativi americani deportati dalle loro terre d'origine, perché l'espansione verso ovest era cominciata. E una delle etnie più famose, la tribù dei Cherokee, che abitava nella regione dei Monti Appalachi tra la Carolina e il Tennessee, furono
deportati nelle regioni dell'Oklahoma, e ci fu questo grande cammino che causò anche numerose vittime, è chiamato il cammino delle lacrime, il Trail of Tears. Appunto l'Oklahoma è uno stato indiano, di matrice prettamente indiana. La capitale è Oklahoma City. Oklahoma City è una città piuttosto moderna, fu fondata a fine dell'Ottocento, quando moltissimi coloni furono attratti nello stato dell'Oklahoma, proprio perché il governo aveva concesso a chi arrivava prima di accaparrarsi diverse terre, e in pochi anni divenne la città più importante dello stato. È stata sulla cresta dell'onda, proprio perché grazie prima agli allevamenti di bestiame, grazie alla scoperta del petrolio e del gas naturale, diciamo che economicamente divenne molto importante, è stata una delle città appunto dove sono passati molti migranti negli anni 30, durante la Grande Depressione, durante il Dust Bowl, quando molti americani si trasferirono verso ovest, appunto percorrendo la Route 66. Oklahoma City era una delle tappe fondamentali. Ha avuto un po' di declino negli anni 70 e 80, ma è rinata negli ultimi tempi, negli anni 2000, come una città molto più viva. Nei quartieri centrali è da vedere soprattutto il quartiere di Bricktown, che è restaurato, dove ci sono vecchi edifici, vecchi magazzini, mattoni rossi, e anche qui, come a San Antonio, c'è una piccola serie di canali che possono essere percorsi anche piacevolmente con dei piccoli battellini elettrici, e se non volete andare in battellino si può semplicemente camminare, passeggiare. Ci sono diversi locali, ristoranti e piccoli negozi. Questa è una delle tappe fondamentali di Oklahoma City, si tratta del Western Heritage Museum, Cowboy Museum, è forse il museo più grande e importante degli Stati Uniti, dedicato a tutto ciò che è la cultura e la storia del West. Non si parla soltanto di nativi americani, ci sono presenti tantissimi manufatti, tantissime ritrovamenti appunto dei nativi americani, ma si parla anche di arte, è esposta l'arte del nativo americana, pittori americani, paesaggisti, e soprattutto è molto incentrato sulla cultura dei cowboy e di quello che è una delle espressioni più classiche di questa regione degli Stati Uniti, cioè i rodei. Museo interessantissimo, ci si perde tranquillamente una giornata. Sempre in Oklahoma abbiamo altri musei al di fuori di Oklahoma City, il Museo delle Great Plains, parla essenzialmente di un museo interattivo che è proprio dedicato alla zona delle praterie, delle grandi pianure. Il Hurarook Museum and Wildlife Preserve, che si trova a Bartlesville, è molto molto particolare anche questo, ci sono diverse opere d'arte native americane, e anche una parte aperta dedicata proprio a quello che era la prateria una volta nell'Arizona. E poi il Gilcrease Museum nella città di Tulsa, che attualmente però è in ristrutturazione. Spostiamoci più ad ovest, quindi andando verso le montagne rocciose, troviamo lo stato del New Mexico, che, come diceva Stefano, è stato uno degli ultimi ad entrare nell'Unione. Ha fatto parte per tantissimi anni, direi secoli, prima di quelle che erano le colonie spagnole, poi del Messico, e per poi entrare negli Stati Uniti quando gli Stati Uniti vinsero la guerra contro il Messico. È grande super giù come l'Italia, quindi una superficie di circa 300.000 km quadrati, essenzialmente desertico, ha delle parti verdi soltanto nelle montagne più alte e lungo la valle del grande fiume Rio Grande, che attraversa tutto lo stato da nord a sud. E anche qui, nella parte diciamo centrale dello stato, l'arteria principale, quella che era l'arteria principale, è stata la Route 66, soppiantata adesso per la maggior parte dei tratti dalla Interstate, dall'autostrada numero 40. Lo stato del New Mexico è caratterizzato da forti influenze culturali del passato. Diciamo che qui la cultura dei nativi americani è molto molto forte.
è uno degli stati dove ancora c'è la più alta, una delle più alte percentuali dopo l'Alaska di nativi americani che ci vivono. Ci sono le etnie Navajo, Pueblo, l'etnia Apache che sicuramente conoscete già, ma la grande influenza sullo Stato l'ha avuto sicuramente la cultura ispanica, quindi appunto l'occupazione prima spagnola, poi appunto messicana, che ha caratterizzato per tanti secoli questa zona. E qui appunto si tratta anche di uno degli stati più cattolici degli Stati Uniti, proprio per via delle radici cattoliche dei messicani e degli spagnoli e dei messicani di conseguenza. Diciamo anche che attualmente è conosciuto come uno degli stati più ispanici, perché proprio grazie al fatto che ci siano tanti discendenti dai messicani e dagli spagnoli e tantissimi che sono sudamericani o centroamericani che si sono trasferiti a vivere qui, lo spagnolo è sicuramente una lingua parlata, forse più parlata dell'inglese in New Mexico. La capitale di New Mexico è una città piccolina, a circa 85.000 abitanti, molto particolare, si trova in una zona molto montuosa e la capitale stessa si trova a oltre 2.000 metri di quota, facendone appunto la capitale più alta degli Stati Uniti. Non è molto grossa, appunto 85.000 abitanti, però è stata è molto, molto particolare, è stata un'area abitata per migliaia di anni da popolazioni indigene, e tuttora è un mix di influenze indigene, influenze spagnole e influenze appunto anglosassoni, quando poi è entrata a far parte degli Stati Uniti. È una città riconosciuta come una delle città degli artisti più importanti al mondo, e infatti anche l'UNESCO la annovera tra le Creative Cities mondiali. Ci sono tantissime gallerie d'arte, ci sono vari musei, ci sono tante costruzioni in stile adobe che qui vedete in basso a destra, che è quello stile particolare presente in vari stati del sud-ovest americano, questi muri fatti in fango, paglia e pietra. È molto molto particolare. Grazie alla sua altitudine, grazie ai suoi cieli tersi, gode veramente di un clima abbastanza secco, un po' freddo nei mesi sicuramente invernali, ma molto piacevole, con tantissimi giorni di sole all'anno. Le radici cattoliche le vediamo nelle chiese che sono sparse per Santa Fe. Una delle più importanti, sicuramente vicino al centro, è la cattedrale, la basilica appunto dedicata a San Francesco di Assisi. Come vedete anche appunto retaggi che richiamano il nostro paese, la cappella di Loreto, che in realtà è Loreto. È quella che invece è conosciuta, o si dice sia una delle chiese o la chiesa più antica d'America. Era stata fondata dai francescani nel 1610, è stata distrutta in una delle, o comunque parzialmente distrutta in una delle lotte con i nativi, il pueblo locali, fu ricostruita alla fine del 600 e poi nel 1710 c'è questa forma definitiva che le viene data, anche se ovviamente sono state rifatte dal 1710 ad oggi molti molti aggiustamenti, diciamo così. Santa Fe, come dicevamo, ha diversi musei, uno dei più importanti è il Georgia O'Keeffe Museum, dedicato alla madre del modernismo americano, un'artista che è vissuta fino alla fine degli anni 80, e si trova appunto in uno dei quartieri di Santa Fe, la sede principale. In realtà poi c'è anche una piccola, un'altra località, Abiquiú Center in New Mexico, dove si trova un'altra sede distaccata del museo. Nella parte centrale della città c'è il Palace of the Governor, e qui vi sono tanti negozietti e tante gallerie d'arte, dove la cosa principale sono i manufatti, sono i prodotti artigianali dei nativi americani, sono esposti, sono anche in vendita. Ma una delle esperienze, secondo me, più interessanti è quella di percorrere a piedi la Canyon Road, vedete in basso a destra, è un quartiere, una strada che attraversa un quartiere interamente abitato da artisti che hanno qua i loro atelier.
I loro atelier sono aperti, non c'è nessun obbligo, si possono tranquillamente visitare. Si tratta proprio di un museo a cielo aperto e vedrete delle opere veramente incredibili e accattivanti. E poi da non dimenticare, sempre a Santa Fe, all'interno il Farmer Markets, quindi il mercato dei prodotti locali, dei contadini locali. Un'altra cittadina molto bella da visitare e importante per lo stato del New Mexico dal punto di vista turistico è sicuramente Taos, si trova a un paio d'ore a nord di Santa Fe, molto, molto carina, piccola, c'è una gran plaza centrale. Taos è stato era stato fondato un avamposto dagli spagnoli come un avamposto commerciale dove si facevano scambi commerciali con gli indiani locali e tuttora è un posto dove si fondono sempre cultura nativa e cultura di retaggio di origine spagnola. Un personaggio importante è stato Kit Carson, che ha vissuto qui, c'è anche la sua tomba. Kit Carson è stato uno degli uomini più leggendari della frontiera, della cosiddetta frontiera americana. Da giovane era un cacciatore di bisonti nelle praterie, si trasferì al dosso delle montagne rocciose e fece da guida per tutte quelle carovane, per molte delle carovane di pionieri che attraversavano appunto le rocciose per andare verso la California. Dopo la guerra civile, quindi dopo 1865, divenne invece uno dei più importanti personaggi per i rapporti con le varie tribù indiane e pur appartenendo all'esercito degli Stati Uniti fu una persona che non esagerò mai con la repressione, quindi non si macchiò di molti delitti nei confronti dei nativi. Da segnalare dal punto di vista turistico, vedete qua uno sciatore, tutta la parte delle montagne alte del Nuovo Messico, quindi anche vicino a Santa Fe, dalla fine di novembre, dicembre fino a marzo, aprile, può essere una zona ottima per fare sport invernali, quindi lo sci. Ma tutto l'anno, direi, potete tranquillamente recarvi in questa zona perché ci sono tantissime attività outdoor da fare. Bellissime anche a Taos, le chiese importanti, anche qui sempre il Nadab, la vedete sopra, la chiesa dedicata a San Francesco di Assisi, circa 2 secoli di storia, e forse quello più importante perché è un National Historic Landmark ed è una meta di pellegrinaggio, proprio vicino a Taos, c'è il santuario di Chimayo. Ci spostiamo a sud, invece siamo stati a Taos, a nord, Santa Fe che è idealmente al centro del New Mexico, ci spostiamo verso sud, 80 km a sud, e abbiamo la capitale, scusate, non la capitale, non è la capitale, capitale Santa Fe, è la città più importante, Albuquerque che ha il nome da un viceré spagnolo, che era duca appunto di Albuquerque, una città spagnola, si trova anche qui vicino alle montagne Sandia, in una valle scavata nei secoli del Rio Grande, il fiume più importante, ed è una città sicuramente piacevole, una città universitaria, una città giovane che però ha, come le altre città del New Messico, un forte passato culturale, quindi una delle città sicuramente più antiche. Già gli spagnoli risalivano dal Messico, queste parti dalla fine del 500 all'inizio del 600. Quindi c'è una parte storica centrale dove ci sono diversi piccoli edifici, delle chiese in stile adobe, anche qua. Una parte un po' più moderna, ma pur sempre storica, più diciamo così anglosassone, nella downtown Albuquerque. E appunto, oltre a questi piccoli quartieri, oltre a un bel panorama gastronomico, perché sicuramente poi ne parleremo più avanti, il Nuovo Messico è molto importante anche da questo punto di vista. Una delle cose più belle da vivere a Santa Fe, scusate, ad Albuquerque, se ne avete la possibilità, a ottobre l'Albuquerque International Balloon Festival, questo festival delle mongolfiere che si tiene ogni anno. Altra località, piccola, ma altrettanto importante dal punto di vista turistico, nel sud dello stato, siamo a Roswell,
Roswell deve la sua fortuna turistica ad un incidente, ad un presunto incidente che avvenne nel 1947, quando si disse che un oggetto volante precipitò appunto nel deserto a nord della città. Ci furono varie indagini, ma eventuali prove, si dice, furono fatte subito sparire, e questo disco volante precipitato con all'interno addirittura dei piloti alieni sarebbe stato trasportato segretamente subito, gli rottami sarebbero stati trasportati subito nel Nevada, nella famosa Area 51. Roswell rimane legato indubbiamente alla nomea quindi di una città visitata dagli alieni. C'è uno dei più grandi musei, il Museo Internazionale degli UFO, che si può vedere in città. Forse questa cosa però è legata al fatto che Roswell è anche stata una città dove sono state sperimentati in quegli anni, negli anni 50, negli anni 40, negli anni 50, diversi razzi, quindi sì, proprio si sperimentavano i motori a razzi, quindi può darsi che si tratti anche di un veicolo sperimentale che gli Stati Uniti, il governo, non voleva far conoscere. Spostiamoci adesso ancora più ad ovest, siamo nello stato dell'Arizona, importantissimo dal punto di vista turistico per questa regione degli Stati Uniti. Come il New Mexico ha una superficie simile, quindi simile anche quella dell'Italia, confina per circa 600 chilometri appunto con il Messico a sud. Ed è importante perché contiene un'incredibile quantità di parchi nazionali, di monumenti nazionali, di riserve, di parchi statali, veramente bellissimo. Quindi uno dei punti più sicuramente più interessanti e visitati di tutto il sud-ovest. È essenzialmente desertico, specialmente la sua parte meridionale, quindi caratterizzato da estati molto molto calde, anche con un clima secco comunque, e inverni abbastanza miti. È importante anche perché qui ci sono una delle riserve più grandi, se non la più grande degli Stati Uniti, la grande riserva Navajo, che occupa circa un quarto dello Stato. Ma all'interno della riserva Navajo c'è anche la riserva Hopi, e sparpagliata diciamo nella zona tra le montagne centrali dell'Arizona anche diverse riserve degli indiani Apache. Dal punto di vista turistico, appunto, anche sulle targhe automobilistiche si sa l'Arizona chiamata Grand Canyon State. Ovviamente oltre al Grand Canyon, di cui sicuramente non abbiamo bisogno di far qua una digressione, ci sono tantissimi altri parchi nazionali, parchi statali e parchi tribali. Dai deserti meridionali, quindi il deserto di Sonora con il suo Saguaro National Park, il parco dedicato ai famosi cactus giganteschi che appunto vivono in questa zona. Spostandoci a nord sull'altopiano del Colorado, quindi ancora il Grand Canyon, la Monument Valley a ridosso dello stato dello Utah, altri posti imperdibili come l'Antelope Canyon o l'Horseshoe Bend, sempre vicino allo Utah, la zona del lago Powell, lungo la Route 66, idealmente lungo la Route 66, il Meteor Crater, uno dei più grandi crateri da impatto meteoritico ancora visibili sulla Terra. Il deserto dipinto, sicuramente il Painted Desert, e il Parco Nazionale della Foresta Pietrificata tra Gallup e Holbrook, oltre al Canyon de Chelly, che è un altro National Monument molto molto bello. Phoenix, la città principale, l'aeroporto principale dell'Arizona, quindi si può tranquillamente arrivare qua. In tempi pre-Covid Phoenix era collegata direttamente con alcune capitali europee, quindi molto facile arrivare allo Sky Harbor Airport. È una città moderna, forse un po' trascurata dal turismo perché non è ricchissima di arte e cultura come altre città che abbiamo visto finora. Però secondo me può essere giusto, arrivando a Phoenix, dedicare almeno una giornata e guardarsi un po' la parte di downtown, passare a questo Musical Instrument Museum, che è uno ha diverse gallerie che sono dedicate agli strumenti musicali veramente usati, di tutti i tipi usati nella cultura americana, e c'è qui un grande auditorium anche dove si possono sentire dei concerti.
oltre a vedere magari i giardini botanici, una cosa particolare appunto nel deserto con tante specie autoctone da conoscere. Forse più visitata, siamo sempre nell'area urbana di Phoenix, appena nord, è più visitata perché è una città dedicata prevalentemente al turismo, anche se la maggior parte, diciamo, dei suoi abitanti o delle persone che ci vivono o che ci rimangono per un po' di tempo sono essenzialmente turismo interno americano. Molti pensionati si muovono a Scottsdale perché, come abbiamo detto, fa parte dell'area desertica dell'Arizona, quindi anche in inverno si gode di un clima ottimo, si può fare tantissime attività outdoor, specialmente il golf, e Scottsdale sicuramente è un buon posto piacevole dove stare. Quindi anche per il turista internazionale, per l'italiano che arriva, spostarsi a Scottsdale, magari riposarsi una giornata e vedere un po' il giro suo downtown, che è piacevole, entrare nei suoi locali, è una cosa che può far piacere. Seconda città più importante dello stato, Tucson, ci troviamo a sud-est rispetto a Phoenix, siamo sempre nella parte del deserto di Sonora, una parte dello stato molto importante anche qui da millenni, una zona vissuta dai nativi americani, fu poi occupata dagli spagnoli che crearono un avamposto militare alla fine del Settecento. E pian piano si sviluppò come una grande città. Città che rimane interessante da visitare tuttora. Sicuramente se andate a vedere il Parco Nazionale del Saguaro, poi è il caso di fermarsi anche a Tucson. Non è grandissima, circa, se consideriamo l'area urbana, ha quasi 1 milione di abitanti, ma il centro, diciamo, non è grandissimo. Si può visitare con il Sunlink, che è una linea tranviaria che tocca tutte le parti principali lungo la Fourth Avenue, attraversa proprio il centro di Tucson e diciamo dall'Università dell'Arizona fino a uno dei mercati, il mercato di Sant'Agostino, permette di esplorare la città. Non è soltanto appunto la parte storica di Tucson ad essere interessante, anche la parte che sta vicino alla città. Una di queste è sempre ripercorrendo, ritornando alle radici storiche cattoliche della regione. Abbiamo la missione di San Xavier del Bach che risale alla fine del 600 addirittura. Tuttora vi sono delle suore che è passata di mano, diciamo, diverse volte, ma nella missione, all'interno della missione c'è proprio una scuola tuttora funzionante dove appunto delle suore francescane vivono e insegnano nel convento vicino. Un'altra cosa particolare per chi è interessato a questo genere è il Pima Air and Space Museum. Si tratta di uno dei musei aerospaziali più grandi degli Stati Uniti. Racconta un po' la storia di tutta l'aviazione militare, quindi ci sono degli hangar, dei capannoni al coperto dove poter vedere, sono conservati benissimo gli aerei militari, mentre gli aerei sicuramente più grandi, addirittura dai Boeing 707 fino ai modernissimi 787, sono ospitati in un'area esterna a questo museo. Ci spostiamo un pochino più a nord, quindi da Phoenix saliamo verso il Grand Canyon, troviamo la cittadina di Sedona, una cittadina mistica, una cittadina che è conosciuta un po' dai personaggi della New Age. Un posto molto bello perché siamo in una parte verde ma caratterizzata da queste aspre montagne brulle di colore tipicamente ocra, rosso, arancione, che hanno dei colori fantastici, specialmente al tramonto. E con il mix del verde, diciamo, che si trova in questa zona, ne fanno veramente uno dei paradisi per le attività outdoor, quindi sicuramente il trekking, sicuramente l'esplorazione della zona in 4x4, andare in mountain bike, attraversare sicuramente queste zone in moto molto molto particolare. Sedona vale sicuramente, secondo me, un paio di giorni perché è anche un posto carino dove stare, pieno di hotel e resort molto belli, scenograficamente incastonati in questo paesaggio che è incredibile. Ottimi ristoranti, quindi un posto dove rilassarsi, godere di un'atmosfera western, ma in maniera moderna e sicuramente molto accattivante.
ci spostiamo ancora un pochino più a nord e riandiamo a toccare la famosa Route 66. Ci troviamo veramente a pochi chilometri, neanche un'oretta da Sidona. La strada, diciamo, si inerpica e va verso la parte più alta dell'Arizona. Ci troviamo a circa 2000 metri di altitudine. Siamo appunto a Flagstaff, siamo a Williams, sono posti già citati prima quando abbiamo parlato di Route 66. È sicuramente un posto molto, molto interessante dal punto di vista moderno, quindi attraversare tutti questi paesi è un'esperienza da fare e questa è sicuramente uno dei luoghi più, uno dei luoghi più battuti, più attraversati, proprio perché è vicino al Grand Canyon e vicino a Las Vegas. Io direi che possiamo continuare la presentazione, passerei la parola perché appunto abbiamo adesso The Wave, quindi passo anche lo schermo. Grazie. E passiamo quindi alla natura e al paesaggio di questa regione. Quindi l'intera regione del Southwest offre alcuni fra gli scenari più spettacolari e iconici di tutti gli Stati Uniti. In particolare in Arizona, a cui si riferisce questa foto, poi vedremo di cosa si tratta, anche se Franco l'ha un po' anticipato, si trovano alcune delle località più sognate dagli escursionisti amanti di trekking di tutto il mondo. Quindi sono località spesso anche molto impegnative da raggiungere a causa della posizione remota e talvolta anche a causa dei permessi speciali richiesti per accedervi. In tutta la vastissima area racchiusa nei quattro stati si trovano ben 7 national park, quelli che vedete cerchiati in rosso. E poi ci sono decine fra National Monument e parchi statali. Ricordiamo che i National Park e i National Monument sono le aree protette più importanti, quelle gestite dal National Park Service, quindi dal governo federale americano, e sono sicuramente quelle più famose e visitate. Spesso accade che nel corso del tempo un National Monument venga promosso a National Park dedicandogli più fondi e più risorse umane per la sua salvaguardia. Un nome che nome fra tutti in questa regione è quello del Grand Canyon che abbiamo già rammentato. I parchi statali o altre tipologie di riserve naturali non protette dal governo federale sono invece molto spesso delle vere gemme nascoste gestite dai fondi di ogni stato, talvolta anche da fondazioni private, che per spettacolarità del paesaggio che offrono non hanno niente da invidiare ai National Park. Poi ne vedremo qualche esempio. Iniziamo questa carrellata di aree protette in questi quattro stati ed abbiamo selezionato varie tipologie più o meno conosciute dai turisti, ma tutte assolutamente da prendere in considerazione nel suggerire un itinerario di viaggio nel Southwest. Questo che vedete nella foto è uno scorcio del Big Bend National Park in Texas, si trova nella parte occidentale dello stato al confine con il Messico. Infatti il fiume che vedete, il Rio Grande, che poi è chiamato Rio Bravo dai messicani, delimita proprio tutto il confine meridionale del parco con il Messico. Il Big Bend ha delle dimensioni vastissime, circa 3200 km quadrati, praticamente la Valle d'Aosta, che diventano poi il doppio se si vanno a sommare a quelle del vicino Big Bend Ranch State Park, quindi un parco statale, e sommato assieme al Big Bend National Park fanno il doppio dei 3200 km, quindi sono oltre 6000 km quadrati di aree protette. Come vedete dalle immagini, offre paesaggi aspri e tipicamente western bellissimi, è aperto tutto l'anno, si paga l'accesso auto come in tutti i parchi nazionali americani ed è in posizione abbastanza lontana da tutto, dato che la città importante più vicina è San Antonio e si trova a 6 ore di auto ad est del parco. Restando in Texas, questo è sicuramente uno di quei parchi meno conosciuti, ma non per questo meno spettacolari e meritevoli di visita. Si tratta del Guadalupe Mountains National Park, un'area di 350 km quadrati, quindi piccolo rispetto alla media dei parchi americani. Si trova a nord-ovest del Texas, praticamente al confine con lo stato del New Mexico. La particolarità di questo parco, oltre la bellezza selvaggia del paesaggio offerto poi dal vasto Chihuahuan Desert che si vede poi nella foto,
La particolarità del parco è quella di avere al suo interno la Guadalupe Peak, la montagna più alta del Texas, oltre 2600 metri. Altra particolarità del parco è quella di custodire tra queste montagne la più estesa barriera fossile al mondo risalente al periodo Permiano, ovvero si tratta di 250 milioni di anni fa, molto prima dell'era dei dinosauri. Questo periodo è noto per essere stato il periodo in cui c'è stata la più grande estinzione di massa della storia. Si estinse oltre il 90% di vita sulla Terra durante quel periodo. E qui in questo parco ce ne sono vaste tracce, si tratta di microfossili, soprattutto marini come conchiglie, spugne o piccoli crostacei, ma comunque sono tracce importantissime. Ci spostiamo da Texas all'Oklahoma, dove troviamo questo esempio di com'era un tempo questa regione d'America. E sto parlando non di migliaia di anni fa, di 200-250 anni fa. È la Joseph Williams Tallgrass Prairie Preserve. Si trova nel nord dello stato, quindi al confine, quasi al confine con il Kansas, 2 ore e 30 di auto da Oklahoma City. Si tratta della più ampia porzione di prateria originale del Nord America, ovvero come esattamente si presentava questa porzione degli Stati Uniti prima della colonizzazione degli europei. Non è un parco nazionale e nemmeno statale, ma è un'area protetta gestita in parte con fondi statali e in parte con fondi privati, ovvero donazioni. È 160 km quadrati circa e al suo interno c'è un vero e proprio habitat con varie specie di animali autoctoni, tra cui spicca ovviamente una piccola mandria di bisonti che erano un tempo i padroni assoluti delle praterie americane. Si stima ce ne fossero decine di milioni di capi prima che venissero praticamente quasi estinti dall'uomo in meno di 100 anni, cioè a partire dall'inizio dell'Ottocento fino alla fine dell'Ottocento si arrivò quasi all'estinzione del bisonte per via della caccia spietata, soprattutto per far spazio alla ferrovia che arrivava. Ed eccoci ad un esempio di area protetta nata come National Monument nel 1934 e trasformato abbastanza recentemente nel 2019 in National Park, White Sands National Park. Ci troviamo in New Mexico, nella sua parte meridionale non lontano dal confine con il Messico, a un'ora di auto dalla città di Las Cruces, che è sempre New Mexico. Si tratta di un deserto di finissimi cristalli di gesso formato grazie alla particolare composizione del terreno di questa regione e poi grazie anche appunto agli agenti atmosferici nel corso dei millenni. Questo ha creato questo fenomeno unico al mondo. Questo parco è vasto oltre 700 km quadrati, una vera singolarità geologica, chiamiamola così, oltre che un panorama assolutamente magico. È stato nel corso degli anni set di diversi film, non solo western. Vale decisamente la visita, anche se la posizione è un po' fuori mano rispetto alle attrazioni tipiche dello stato del New Mexico, concentrate soprattutto nella sua parte nord, nei pressi di Santa Fe e Albuquerque. È aperto tutto l'anno, si paga al solito l'accesso per l'auto, in questo caso $25, che è valido 7 giorni consecutivi. Rimaniamo in New Mexico, nel sud-est dello stato, a poche decine di chilometri dal Messico, troviamo Casbar Cavern, un complesso di oltre 119 caverne calcaree vastissimo, sul tipo di quelle che conosciamo anche da noi in Italia, faccio l'esempio di Frassassi, o nella vicina Slovenia, per esempio le grotte di Postumi, ecco lo stile, la conformazione è simile. La superficie del parco esteriormente occupa 190 km quadrati, si tratta di area selvaggia del Chihuahuan Desert. L'accesso alle caverne si fa pagando un biglietto a persona di $15 e si può effettuare la visita o in totale autonomia, seguendo ovviamente il percorso tracciato, o accompagnati dai ranger in un tour guidato, ovviamente in inglese. In entrambi i casi, data la situazione pandemica ancora persistente, va prenotato online sul sito del parco il giorno e l'ora di accesso. Questo per controllare il numero massimo di visitatori ammessi contemporaneamente. Restiamo sempre nello splendido New Mexico, siamo ad 1 ora e 30 di auto ad ovest di Santa Fe e troviamo quest'area che è praticamente una vastissima caldera vulcanica estinta, designata nel 2000 dal presidente Clinton come National Preserve, acquistando a quei tempi con i fondi governativi la vasta proprietà di quello che era uno storico ranch, il Baca Ranch. Questo territorio ha al suo interno vari siti sacri
per alcune delle popolazioni native di questa regione e poi racchiude al suo interno uno straordinario ecosistema con un'importantissima biodiversità composta da varie specie di animali, in particolare cervi, e da una vasta, vasta foresta di conifere con varie specie appunto di piante. Una National Preserve come questa, ce ne sono solo 21 negli Stati Uniti, non è un parco nazionale vero e proprio, perché al suo interno vengono ancora svolte attività economiche umane, cioè tipo, come in questo caso, l'estrazione di minerali. Ma pur continuando queste attività, se ne deve comunque garantire la totale protezione dell'area della preserve, della riserva. E quindi nel 2015 questa National Preserve, con l'aggiunta di altri fondi federali, è passata al 100% nella gestione del National Park Service e magari è un primo passo verso una definitiva consacrazione a parco nazionale della Valles of Calderas. L'ambiente tipicamente montano di quest'area, ci troviamo oltre i 3.400 metri, è bellissimo, lo vedete dalla foto, e a suo modo tipicamente western, infatti non a caso è stato usato questo scenario in molte pellicole western, l'ultima Lone Ranger, per chi l'ha visto, quello di qualche anno fa con Johnny Depp. Spostandoci in Arizona troviamo un patriarca dei parchi nazionali americani, l'abbiamo già rammentato, assieme allo Yellowstone è uno dei parchi più famosi al mondo, visitato da quasi 6 milioni di persone ogni anno. Non vorrei spendere ulteriori parole sul Grand Canyon, credo che tutti lo conosciate, semmai rammento che esiste anche una sua sezione nord, un po' meno turistica del South Rim, che si raggiunge in 2 ore circa di auto o da Page o da Kanab, sempre in Arizona. Qui il paesaggio è un po' diverso nel Grand Canyon North, è un po' diverso da quello classico che siamo abituati a vedere nel South Rim, perché qui l'elevazione va oltre 2.400 metri. Quindi molto più verde, molto più rigoglioso, ed avendo anche molti meno turisti, potrebbe essere da suggerire, per evitare il consueto sovraffollamento della sezione sud del parco, quella che si raggiunge facilmente da Las Vegas o da Phoenix. Sempre in Arizona troviamo quella che da un'esigenza umana di approvvigionamento energetico si è trasformata in una bellezza naturalistica creata dalla costruzione nel 1963 della diga del Grand Canyon, che fu fatta sbarrando il corso del Colorado in prossimità della cittadina di Page, dando così vita a Lake Powell che vediamo nella foto. Ci sarebbe da riflettere, andando magari a vedere le foto storiche antecedenti al 1963, che spettacolo fosse il Grand Canyon a quei tempi, prima della diga, prima dell'allagamento, ma questo è un altro discorso. Sta di fatto che lo scenario del Lake Powell è straordinario ed il lago è visitabile anche con escursioni in barca, e io le suggerisco assolutamente, come ad esempio quella che porta a Rainbow Bridge, un arco di roccia di 80 metri, un National Monument che si trova poi nel territorio dello Utah, richiede l'intera giornata di escursione partendo da Page. Il Saguaro National Park, aveva già rammentato Franco, è suddiviso in 2 sezioni distinte, posizionate ad est e ovest di Tucson, quindi nella zona sud dell'Arizona. Questi particolari cactus, il saguaro, sono alti anche più di 10 metri, vivono fino a 300 anni e le caratteristiche ramificazioni che si vedono nella foto e che conferiscono appunto alla pianta questo aspetto singolarissimo non avvengono prima dei 70-75 anni di età della pianta. Quindi questi cactus sono tipici del deserto del Sonora, hanno una straordinaria concentrazione proprio in questa precisa regione vicino a Tucson. Nel 1933 fu deciso di preservarne diciamo appunto l'unicità, creando un National Monument trasformato poi in National Park nel 1994, con una superficie totale dell'area protetta che arriva oggi ad essere oltre 370 km quadrati sommando le 2 sezioni. Altri gioielli naturalistici dell'Arizona da segnalare sono l'Organ Pipe Cactus National Monument, a 2 ore ad ovest di Tucson, quasi al confine col Messico, che tutela un'area non troppo vasta in cui si concentra l'habitat di questo singolare tipo di cactus che assomiglia, come vedete, alle canne di un organo. Abbiamo poi Petrified Forest National Park lungo la Interstate 40 prima di Holbrook, praticamente seguendo la vecchia Route 66, e si tratta di una concentrazione di tronchi fossili di una foresta primordiale.
proseguendo sempre sulla 40 verso ovest, troviamo poi non lontano da Winslow il Meteor Crater. Si tratta in questo caso di un National Landmark, è a gestione privata, è un cratere creato da un meteorite caduto in quest'area circa 50.000 anni fa e che ha lasciato questa voragine che vedete nella foto, che ha anche più di un chilometro di diametro e profonda oltre 170 metri, dove particolarità, negli anni 60 venivano qui gli astronauti delle missioni Apollo ad esercitarsi prima dello sbarco sulla Luna. Ed eccoci a parlare di una piccola gemma nascosta dell'Arizona, non più tanto nascosta, perché almeno io ho fatto caso a questa, è stata sdoganata da anni, ad esempio come screensaver nei milioni di computer in tutto il mondo spesso si trova questa immagine proprio di default nel programma di Windows. Si tratta di The Wave, formazione di arenaria, di roccia arenaria a forma di onda, che si trova all'interno del Vermilion Cliff National Monument. Questa è un'area selvaggia nel nord dello stato dell'Arizona, abbastanza inaccessibile, ci si arriva solo con il 4x4, quindi in teoria nessuno dei vostri clienti può andarci da solo con la propria auto a noleggio, in quanto il fuoristrada non è coperto dalle assicurazioni. Se non bastasse, per accedere a The Wave si passa per una lotteria del governo dell'Arizona, chiunque può accedere a questa lotteria, si paga una piccola quota di iscrizione online e vengono estratti solo 48 permessi al giorno, qualche anno fa erano addirittura la metà. Ma non è finita, perché anche ammettendo di aggiudicarsi il permesso e correre il rischio assicurativo del fuoristrada, l'accesso a The Wave richiede delle doti di orientamento molto spiccate e oltretutto anche un bel allenamento al trekking, perché ci vogliono diverse ore per arrivare a The Wave e poi tornare indietro. Allora, morale della favola, per i più avventurosi che vogliono vedere qualcosa di simile a The Wave, si può andare organizzati con agenzie locali a visitare l'area di Coyote Buttes. E per i più fortunati che vincono anche la lotteria, magari investendo qualche soldo per provare ad accedere al permesso di The Wave, si può andare con le stesse agenzie accompagnati a The Wave con le loro guide. Passiamo adesso ad un argomento che accomuna tutti e quattro gli stati che compongono il Southwest degli USA, ovvero quello che potremmo definire Western Heritage and Tradition, ovvero l'anima marcatamente da cowboy della cultura di questi stati, che poi ritroveremo forse ancora più radicata nella prossima puntata, che è quella dedicata alle regioni, alla regione delle Rocky Mountains. Dunque, qual è l'elemento che evidenzia la presenza della cultura western in questi stati? Allora, ovviamente, a parte il tipico cappello da cowboy, lo Stetson, che viene indossato con naturalezza da una bella fetta di abitanti di questi stati, soprattutto da coloro che hanno a che fare con ranch e cavalli, ciò che fa emergere la vera anima western della popolazione sono gli eventi. E per eventi intendo in particolare i rodei, che non si devono interpretare come un fenomeno di folklore o di costume, per molti sono un vero stile di vita, forse l'unico stile di vita, soprattutto per i cowboy che partecipano alle gare con cavalli, cavalli selvaggi o tori, discipline sportive rischiosissime a cui ci si approccia solo se si fa parte di quel mondo per tradizione familiare. I rodei sono eventi corali a cui partecipa praticamente tutta la popolazione della località in cui vengono svolti e va al di là delle gare appena citate. È una festa per tutta la comunità. Si torna per un weekend o per una settimana, in base a quanto dura l'evento, nel vecchio West. Ce ne sono tantissimi durante tutto l'anno in tutti e quattro gli stati, soprattutto tra marzo e ottobre. Qui ne vediamo segnalati alcuni dei più noti. Il suggerimento che mi sento di dare è quello di cercare di inserire, se possibile, compatibilmente con le date e con l'itinerario, di inserire una notte, una giornata per i vostri clienti in una località in cui si svolga uno di questi rodei, perché è un'esperienza assolutamente memorabile. Altro suggerimento per immergersi nella cultura western di questa regione e comprendere meglio anche la storia,
è quello di visitare alcuni dei musei dedicati proprio alla storia del West. Ce ne sono tantissimi, più o meno importanti, e distribuiti fra i quattro stati. Abbiamo già visto il National Cowboy Museum di Oklahoma City, probabilmente è il più rilevante di tutti, ma anche questo di Waco, il Texas Ranger Hall of Fame and Museum, è straordinario perché celebra un corpo di polizia divenuto leggendario, non solo per il Texas. Nell'italianissimo fumetto della Bonelli, i Tex, il personaggio non poteva che essere un Texas Ranger per esaltare ancora di più al massimo le caratteristiche eroiche del personaggio Tex Wheeler. Parlando di musei, abbiamo questi altri due musei texani rispettivamente di San Antonio e Kerryville, città poco a nord di Sant'Antonio. Sono musei di arte western, ma allo stesso tempo musei di cultura western. Ad esempio, in quello di Kerryville sono esposte decine di selle per la monta western di varie epoche e fattezze, le vediamo nella foto, che poi spesso sono delle vere e proprie opere d'arte nella lavorazione del cuoio. E sempre a Kerryville sono esposti carri da lavoro dei cowboy, impegnati con i carri che usavano mentre erano impegnati con le mandrie lungo le transumanze, i cosiddetti check wagon. In pratica sono delle vere e proprie cucine da campo attrezzatissime che seguivano appunto le mandrie durante le loro transumanze, nelle varie piste che trasportavano il bestiame, soprattutto riferendosi al Texas, dal sud fino al nord, al Kansas, per arrivare poi col treno fino a Chicago, che era uno dei punti maggiori per la macellazione e la vendita della carne. Parlando di cultura western e storia del West, va assolutamente menzionata una delle piste dei pionieri verso l'ovest, una delle più famose, ovvero la Santa Fe Trail, aperta nel 1821. Collegava Franklin, nel Missouri, con Santa Fe, attraversando Kansas, Oklahoma e New Mexico, e divenne rapidamente anche una delle vie commerciali più importanti di tutta la nazione. Da Santa Fe poi si apriva un'ulteriore pista commerciale che collegava con il Messico. La Santa Fe Trail attraversa una cittadina dal nome ben noto, che è nata molto prima della sua omonima e più famosa in Nevada, ovvero Las Vegas, New Mexico, fondata nel 1835 proprio lungo il tracciato della Santa Fe Trail. Qui arrivò anche la famosa Santa Fe Railway nel 1879, ferrovia che sicuramente, come il resto delle ferrovie costruite nella seconda metà dell'Ottocento in America, è stata fondamentale per la conquista del West. Ancora oggi da Las Vegas passa l'Amtrak, il famoso Southwest Chief di cui diceva Luca, passa da qua. Si vede nel centro della slide la stazione attuale, che è una delle fermate di questo treno che collega Los Angeles con Chicago. Restando in New Mexico, troviamo nella storia di questo stato un personaggio che, nonostante non si possa definire positivo, è sicuramente di rilievo e a suo modo è anche celebrato, perché è diventata una figura leggendaria, definito a ragione fuorilegge, ma interpretato anche certe volte come eroe popolare, immortalato in decine di film. Si tratta di Billy the Kid, che in New Mexico passò gli anni più significativi della sua breve vita. Lui era nato a New York, e nella cittadina di Lincoln, nella regione centro-meridionale dello stato, fu imprigionato, scappando poco dopo, nell'aprile 1881, proprio dall'edificio che si vede qui nella foto. Ancora oggi, ogni anno, c'è una sorta di reinterpretazione di questa famosa fuga fatta da attori in costume, lo vediamo sempre nella foto, e che viene svolta durante una manifestazione western dal nome Old Lincoln Day. Per il 2022 questo evento si terrà tra il 5 e il 7 di agosto. Chiudiamo con la storia e cultura del West e lo facciamo in Arizona, dove si trova una cittadina divenuta epica e conosciuta anche da noi grazie al cinema. Si tratta di Tombstone, a sud-est di Tucson, non lontano dal confine messicano. Qui nel 1881, esattamente il 26 ottobre, si tenne un conflitto a fuoco divenuto più che storico, direi proprio leggendario, ovvero quello dell'OK Corral, che vide confrontarsi i fratelli Earp, con in testa Wyatt, affiancati dall'amico Doc Holliday, contro i fratelli Clanton e McClure.
Furono pochi secondi di grande rumore e molto fumo causato dalle armi, il cinema in realtà lo ha reso molto più spettacolare e romanzato, in cui ebbero la meglio poi i Wyatt Earp e soci. Sicuramente va detto che Thompson ha saputo cavalcare alla grande questo evento e la città vive turisticamente di questo. Precisiamo che non è un set hollywoodiano, la città è stata preservata e molti degli edifici sono quelli originali di fine Ottocento, sono tutti classificati National Landmark, la via principale, quella che vedete, Allen Street, è volutamente non asfaltata e l'intero distretto storico cittadino è inserito nel National Register of Historic Places. Ogni giorno, tutto l'anno, nel luogo in cui avvenne la famosa sparatoria, cioè praticamente il retro di una stalla per cavalli che era appunto l'OK Corral, attori in costume reinterpretano per i turisti questo conflitto a fuoco più volte al giorno, e questa è sicuramente l'attrazione principale di Thompson, che comunque a prescindere da questo vale sicuramente la visita. E continuiamo con la parte finale e passiamo la parola ad Ilaria. Vedete lo schermo? Sì. Ok, benissimo. Nella vastissima area del Southwest si trovano alcune tra le più grandi Indian Reservations, come già detto dai miei colleghi, cioè questi territori riservati ai nativi come appunto da leggi federali. Non sono solo vasti a livello di estensione, bensì sono anche alcune tra le riserve ancora più densamente abitate dai nativi, specialmente da quelli che hanno scelto o di non emigrare nell'altra America, ovvero sono a suo tempo emigrati e poi hanno scelto di ritornare per tutelare la propria cultura. Tra queste abbiamo in primis la Navajo Nation, che si estende per oltre 71.000 chilometri quadrati. Pensate che 71.000 chilometri quadrati equivalgono all'estensione di Lombardia, Veneto e Piemonte più addirittura la Val d'Aosta messi insieme, con una popolazione che oggi supera i 180.000 individui, suddivisi tra le varie etnie e i pueblo. L'Oklahoma, nome dello stato, deriva dal nome Choctaw, Okla e Homa, persona rossa, si è proprio sviluppato dall'unione di questi territori indiani ad est e del territorio che poi è stato annesso a formare lo stato appunto nel 1907. Proprio in Oklahoma si trova il First American Museum ad Oklahoma City. Nella capitale, questo museo è stato aperto con un gesto di grande coraggio proprio lo scorso anno, la primavera scorsa, durante la pandemia, e presenta una collezione di artefatti provenienti da ben 39 distinte First American Nations, con lo scopo ovviamente non solo di preservare, bensì anche di promuovere la cultura autoctona. Altri importanti musei che troviamo sempre in Oklahoma sono il Choctaw Cultural Center a Calera, cioè a circa 2 ore a sud di Oklahoma City, che racconta